Ciao Dagon Lorai, Ciao Gisa, benvenuto sul blog grazie. Mentale. Adesso tu ci racconti tutto del tuo progetto musicale e artistico di cui io non so niente, quindi tu racconta a me e a tutti quelli che ci guardano le cose più Certo, farò importanti. volentieri. Allora, vabbè, io sono Dagon Lorai, occupo un po' di varie cose, sono un po' dispersivo, dalla pittura, dalla regia, alla musica. Cerco un po' di come posso dire, spiegare, descrivere il mio estro con più forme artistiche, poi dipende da quello che devo spiegare, l'utilizzo delle stesse, dipende esattamente da quello. Il progetto principale cui anello sempre di più nel corso degli anni è quello delle Linguine di Daphne, praticamente è un nucleo che io ritengo essere fiorente, sensuale e sessuale. Facciamo musica e teatro sperimentale e abbiamo inciso un album nel 2009, ecco qui. Spero si riesca a vedere. Sì, un pochino, Sì, ok. Vabbè, poi tu mi dai ecco qui. tutti i Sì. link e loro. Si intitola Decadanza e rappresenta un po' 10 modi del decadere moderno. Adesso, in questo inverno, ne uscirà uno nuovo per la First Floor Record, con cui abbiamo firmato un contratto. Si chiama I danni del desiderio. Cerca un po' di trattenere quella scia, ecco, di una sorta di decadenza, che poi quella che tentiamo di nascondere tutti i giorni, ma ovviamente essa è presente in ogni cosa. E io cerco, insieme alla band, di portare avanti il discorso dello svelare determinate dinamiche, oppure della società. Poi. Quindi quello che noi nascondiamo, voi lo svelate. Forse sono io a nascondere, visto che dal buio vengo e nel buio resterò, perché. Credo, piccola parentesi, credo ovviamente che il nero contenga tutti, cioè il nero contiene tutti i colori e credo che questa cosa possa essere applicata anche al modo di essere. Io posso sembrare un personaggio truce, un assassino, di un vicolo genovese, ma non lo sono affatto, sono una persona sensibile e perché contengo tutti i colori, per questo ho deciso di affrontare il nero come stile di vita. Poi ritornando alla questione della musica e dell'arte, adesso sto preparando anche un progetto nuovo da solista, per cui ho pubblicato 5 album dal 2006 ad adesso, ovviamente tutti in Creative Commons, che è ovviamente una realtà molto conosciuta e molto apprezzata dai giovani emergenti, chiamiamoli così, da quelli che vogliono esprimersi. Vabbè, potrei andare avanti, ma No, dopo restare ma così. c'hai qualche programma di cose dal vivo, Sì, aspetti esatto. Allora chiamate? io sì, avrò un programma alquanto fitto quest'estate che si sta aggiornando continuamente. Partirò domani stesso dal Fringe Festival di Roma, dove sono stato invitato gentilmente dall'organizzazione Le Mura di Roma a presentare una piccola operetta che io chiamo da camera. Ovviamente non da camera inteso come nel senso musicale, con il senso prettamente musicale, ma proprio da camera perché è street, cioè è una cosa molto, molto intima, diciamo. Quindi per pianoforte, violoncello e rullante. Poi sarò il 20 a Caivano, il 21, no, il 20 a Grotta Minarda, il 21 a Caivano, il 14 al Ludovico Van Festival e poi di nuovo il 5 a Roma di settembre. E siamo in continuo aggiornamento con le Ottimo, va date, bene. Poi tramite link, tramite blog mentale, anche la pagina Facebook, tutto quanto noi ovviamente. Esatto. ti seguiremo. Va bene, allora non ci resta che documentarci e ascoltarci la tua musica. E poi invece per quanto riguarda l'arte, i video. Ecco, io il mio secondo amore, diciamo, è quello della video art. Io lavoro anche per terzi. Il mio lavoro, diciamo, quotidiano, quello che mi dà il pane da mangiare, nonostante non si veda, ma lo mangio anch'io, è la moda. Io lavoro nella moda, sono uno stilista grafico. Ovviamente non ho nulla a che fare con la moda nel senso artistico, perché la ritengo una forma di distruzione di massa. Purtroppo sono costretto a dover lavorare in essa. Da essa ovviamente traggo molta ispirazione su determinate cose, come appunto succede nella videoarte.
ho proposto delle cose ultimamente, una abbastanza che ha avuto un discreto riscontro è stata quella di Duomo di Luce, dove spiego esattamente quello che vuol dire adottare come stile di vita il nero, che non è soltanto un modo di vestirsi, assolutamente, un modo di pensare, di alzarsi al mattino e di andare a dormire la notte. Spero tanto che si possa un po' allargare a macchia d'olio questa mia visione della vita, che non è affatto negativa, bensì positivissima. No, benissimo. Ok, allora ci documentiamo, ti seguiamo, ti ringrazio e ti aspetto poi per altre interviste sul blog. Io ringrazio veramente. Ciao, ciao. Viva il nero, il colore, la luce, tutto. Così. Ciao. Ciao, ciao.